Nelle valli del Cadore e dell'Alto Adige si può scoprire l'artigianato che ha reso note queste regioni in tutto il mondo. Questi antichi mestieri possono risolvere anche il problema dell'occupazione giovanile. Gli anziani, infatti, trasmettono i loro segreti alle nuove generazioni. Nella Val Boite, unici superstiti, i fratelli Micheli, che tramandano l'arte atavica della fusione dei metalli. In questo laboratorio ci sono dei giovani, pronti a seguire le tradizioni. All'estremo nord del nostro paese si trova la Valle Aurina. Qui troviamo all'opera un maestro intagliatore. Già cacciatore e guida alpina, ora si dedica a scolpire le maschere che si ispirano alle leggende locali. A Predoi, ultimo paese di questa valle, c'è una scuola professionale dove si insegna la tecnica del merletto a tombolo. Il lavoro di questi valligiani viene esportato un po' dappertutto.
una delle più antiche forme di tessitura la troviamo a Brunico. L'iniziativa privata ha salvaguardato nel tempo le splendide stoffe realizzate in cotone su trama di lino. Bolzano è l'unica località della regione ad avere dei laboratori artigianali per la confezione delle tipiche bambole tirolesi. Nelle botteghe a conduzione familiare si passano da padre in figlio i segreti di questa arte manuale. I preziosi cinturoni dei tradizionali costumi tirolesi si fanno a San Lorenzo in Valpusteria. Il procedimento della decorazione, all'apparenza semplice, si basa sull'intreccio del filo portante costituito dalle piume del pavone. Nella Val Gardena scopriamo Vallazza, maestro del ferro battuto. Le sue mani esperte stanno restaurando un vetusto manufatto medievale. Abbandonato l'insegnamento della scultura in legno, un altro Vallazza si dedica all'intarsio. Il maestro stilizza dei semplici soggetti tratti dai giochi dei bambini e dai costumi folcloristici. Thank you.
Gli allievi di Ortisei praticano gli insegnamenti ricevuti utilizzando vari tipi di legno. Cirmono, betulla e ontano sono le essenze autoctone della zona. Per salvaguardare il patrimonio boschivo, il legname viene selezionato con parsimonia dai forestali. Allievi di un tempo, oggi sono i maestri dei propri figli. Nei loro momenti liberi, i giovani si dedicano con passione in questa secolare attività. Particolare interesse suscita la coloritura e la doratura delle statue. Il procedimento, alquanto complesso, necessita di una particolare abilità. Le sottili foglie d'oro vengono incollate durante il giorno e prima del proseguimento il collante deve asciugare. Solamente alle prime luci dell'alba gli artigiani riprendono le fasi di rifinitura. Sino a poco tempo fa, alla ricerca di migliorare la propria esistenza, la gioventù si trasferiva altrove per lavorare nelle fabbriche. Oggi tutto ciò non esiste quasi più. L'arte, l'artigianato, il turismo e la cultura hanno mutato il volto di queste valli e si intravede un periodo positivo per risollevare l'economia montana. Ora, veramente si può dire, e domani si ricomincia.